Una super torre alta ben 40 metri che prenderà il posto della ruota panoramica al Prato. Sarà lei la maxi attrazione di Arezzo Città del Natale 2019. È infatti arrivato finalmente l'ok della soprintendenza. Arezzo è così pronta a vestirsi di magia per la festa più attesa dell'anno. Da sabato 16 novembre prenderà avvio il ricco calendario di eventi che proseguirà sino al 6 gennaio 2020. È un'occasione unica in un periodo particolare dell'anno per presentare la nostra città in un ambito che è più interessato e indirizzato al divertimento che non alla cultura. La nostra città ha un ambito culturale importante che viene veicolato nel corso di tutto l'anno con particolare riferimento a primavera e estate. L'inverno in questo caso è dedicato al divertimento. Arezzo Città del Natale, i ragazzi, i giovani, le famiglie vengono ad Arezzo per divertirsi per uno o due giorni nella nostra città, e ne vengono tanti, e vengono da tutta Italia, e magari in quell'occasione scoprono anche che Arezzo è una città d'arte e la città della musica. Quindi è un'occasione imperdibile per veicolare Arezzo sul panorama nazionale. Ogni settimana, dal giovedì alla domenica, il centro storico è dunque pronto ad immergersi nelle atmosfere natalizie. Abbiamo potenziato il villaggio al Prato, che stanno al posto della ruota panoramica. Ci sarà una torre di 40 metri dove sarà possibile vedere la città da un punto di vista veramente unico. Tra l'altro ce n'è solo una in Italia, quindi è una vera esclusiva. Oltre a questo ovviamente sono aumentate le casine, ci sarà uno scivolo di ghiaccio, che anche questa è una novità importante. E oltre a questo io credo che molto importante è rianimare la parte bassa, quindi i mercatini di San Jacopo Risorgimento verranno completamente rivisti. Ringrazio gli operatori perché hanno investito insieme a noi in questa operazione, e diventerà un altro mercato che i turisti potranno visitare, quindi un po' tutta la città si sta muovendo. Non del tutto soddisfacente invece per l'amministrazione comunale l'esito del crowdfunding, 30.000 euro circa quanto raccolto. Mi auguro che ancora la città ci aiuti, perché la raccolta fondi è aperta e rimarrà aperta fino al 6 gennaio, quindi io mi aspetto che comunque tutti i vari operatori, ma anche in generale sponsor, ci aiutino a mantenere alto questo evento, perché anima un periodo dell'anno che di solito sarebbe disastroso e è diventato, dal periodo peggiore dell'anno, uno di quelli di massima alta stagione. Quindi è bene che anche gli operatori, insieme al Comune, la Fondazione e Confcommercio, che insieme a noi è partner importante, ci aiutino.